Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Lies of P. Innanzitutto vi chiedo scusa, a parte che era anche un po' ironico, un filo di ironia perché ero veramente incazzato con... perché ha visto il video che ho fatto su Romeo Re di Burattini e ho elencato un po' di problemi del gioco. Benissimo, oggi vi faccio vedere un'altra cosa che a mio parere è un po' una stronzata, sempre secondo il mio parere. Allora, il gioco comunque, come sappiamo, è incentrato sulla velocità. Visto quanto sono veloci e potenti i mob che troverete avanti. E secondo me, per quanto siano fighe, quest'arma, ragazzi, è magnifica. Il design di quest'arma è magnifica. Ho già sottolineato la bellezza estetica di questo gioco. Ma mettere un'arma di queste proporzioni e soprattutto così lenta, cioè ora che io faccio il colpo caricato con alcuni mob boss, ho già preso una scarica di legnate. Il punto è, perché mettere delle armi così lente in un gioco dove viene premiata la velocità e il tecnicismo, se così vogliamo dire? Cioè, non ha assolutamente senso perché questo, utilizzare quest'arma si riduce a parare, parare, parare e poi sperare che vada a segno un colpo. Capite? Non c'è neanche il gusto di vedere il moveset contro certi nemici. E qui non è questione di saper giocare o meno, è una cosa oggettiva. Se voi provate ad andare da un boss a usare sta roba qua, vi devasta il culo. Attenzione. Poi non so se la velocità sia data da... Anche dal fatto che io ora sia abbastanza pesante, aumentando, perdonatemi, la capacità, ragazzi, aumento il mio peso. Quindi, qualora dovessi essere così, no, beh, quello non c'entra un cazzo perché, vedete, se io metto questa già è più veloce, è uno spadone, e va bene che ogni arma abbia il suo moveset, anzi, è giustissimo, però, a mio parere, mettere un'arma così lenta in un gioco del genere ha poco senso, ripeto. Perché ipotizziamo che quest'arma vi piace. Ipotizziamo che uno si fa una build apposta. Va benissimo. Ma comunque, secondo me, certi boss o mob sono indistruttibili, cioè non si possono uccidere con quest'arma qua. Perché davvero è troppo lenta. Prendiamo sti cazzoni qua, ad esempio. Facciamo un colpo caricato. Vabbè. Cioè, vedete, ora che tiro il colpo, guardate. Qua mi è andata di culo, ma di base, ora che io tiro il colpo, a parte che non vedo neanche i nemici. Guardate, è più veloce lui. Cioè, capite? Perdonatemi, eh. Sì, poi uno può dire, la gioco così. Cioè, vedete, non si riesce a fare un cazzo. Cioè, non sono io, cioè, anche se mi metto a parare, ok. Paro, guardate, tiro il colpo. Vabbè, gli ho sfondato la roba. Però il punto è che questa roba si può utilizzare solo dopo una parata. Altrimenti non vedo il modo di utilizzare un'arma del genere. Sì, ok, si fa l'attacco pesante. Però capite, si toglie la bellezza di... E poi copre anche la visuale sta roba, ragazzi. Guardate. Copre anche il nemico, eh? Cioè, non so se vedete. Cioè, anche questa, a mio parere, è un po' una pecchettina. Perché non si vede, sì, non si vede l'animazione del colpo che arriva, no? Il punto è che, ripeto, il senso, vedete, non fate in tempo a tirare il colpo. A meno che non siate a debita distanza, ed è un altro discorso. Poi indubbiamente ogni arma va imparata, è quello che volete, però non ha senso sta roba, ripeto. È un peccato, sono tutte piccole cose, secondo me, cui avrebbero dovuto pensare, ecco. E questo è un mio parere personale. E ora ve l'ho fatto vedere con dei nemici del cazzo, eh. Figuratevi con dei boss o con dei nemici potenti. Cioè, è una roba ingestibile. Ora vi faccio vedere la differenza. Ovviamente questa è un'arma veloce. Magari lo colpissi, eh. Cioè, guardate la differenza. Capite? Non ha neanche il tempo di reazione molto spesso. Poi dipende anche dal nemico. Però veramente, e mi dispiace perché questa penso che come design sia una delle armi più belle del gioco. Siamo sempre lì però, non... Cioè per farla funzionare è un po' un casino. È un po' un casino, soprattutto se mi vado a mettere in questa situazione sgradevole. Ma che cazzo, ho sbagliato. Volevo fare una cosa. Sì, vabbè, me li sto tirando dietro tutti. Vediamo una roba. Vedete, poi copre proprio la visuale, guardate. Vedete, mi copre la visuale del nemico, cazzo.
Quindi quest'arma qua io ve la sconsiglio caldamente. Poi ripeto, i danni ovviamente, come giusto che siano, sono elevati e grazie al cazzo, ci mancherebbe che non lo siano. Adesso sto giocando di merda perché quest'arma l'ho appena presa e sono una capra ad usarla, ma al di là che io sia una capra a meno usare quest'arma qua, non è una roba che secondo me in un gioco come Lies of P può funzionare. Perché ripeto, si riduce il tutto a paro, 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 che poi separate, perché ripeto, avete visto che quest'arma qua copre la visuale dei nemici, non si vede un cazzo, cioè non si vedono i nemici. Comunque, pareri personali.